Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video tag, da tanto che non è registro, e sono stata taggata dalla mia amica dolcissima, bellissima Patrizia del canale Mandorla e Cioccolata, che saluto e alla quale mando un grosso bacio, che ha avuto l'idea di creare, di inventare, di realizzare un tag. Quindi domande tutte ideate da lei, il merito di questo tag è il suo, vi lascio giù nell'info box tutte le domande ovviamente e vi lascio il link al suo video così andate a vedere anche che cosa lei ha risposto. Il tag si intitola "Dimmi il tuo profumo". Ovviamente un'appassionata di profumi come lei non poteva che creare un video tag delle domande sui profumi, però la particolarità di questo tag sta proprio nelle domande, perché lei ha colto un po' l'essenza del profumo, giusto per rimanere in tema, nel senso che è un tag un po' più psicologico che va a scandagliare quelli che sono anche gli aspetti del nostro carattere, del motivo per cui indossiamo un profumo, dei ricordi che rievoca, delle sensazioni, delle emozioni, degli stati d'animo che ci indirizzano verso la scelta di un profumo piuttosto che di un altro. Quindi io la ringrazio tantissimo per avermi taggata e spero dunque che il video vi piaccia, che vi tenga compagnia, e quindi partiamo subito col rispondere alle domande. Prima domanda: che nome daresti a un profumo creato da te? Allora, innanzitutto io direi magari potessi creare un profumo, sarebbe una cosa bellissima. E se dovessi dare un nome a un profumo da me creato, sicuramente mi indirizzerei su un qualcosa che mi rappresenta caratterialmente. Diciamo che tante di voi negli anni, vedendomi diciamo qui su YouTube, hanno scandagliato, trovato un qualcosa che mi rappresenta e che mi tiene compagnia ormai da sempre, perché io sono così. Io sono una persona molto nostalgica, molto malinconica. Non sembra, però io credo che dai miei occhi traspare sempre un po' un velo di nostalgia, di malinconia. Tante di voi, magari ci sono persone più sensibili, ma nel senso che riescono con la loro sensibilità a percepire cambiamenti dell'umore, oppure a leggere attraverso gli occhi i movimenti del proprio corpo, attraverso dei sorrisi a metà e così via, riescono un po' a percepire, come dire, l'umore delle persone, la loro parte più nascosta, e tante di voi hanno percepito questa cosa qui. Quindi il profumo che mi rappresenta, che probabilmente potrei creare io e al quale potrei io dare appunto il nome, sicuramente avrebbe magari un nome, magari non in italiano, ma in inglese o in francese, perché no, per renderlo anche un po' più chic. Però io, ecco, per esempio potrei chiamare un profumo, non so, inevitabile nostalgia, qualcosa legata un po' ai ricordi della mia infanzia. Sicuramente sarebbe quindi un profumo non così malizioso, accattivante, esuberante, ma sarebbe un profumo magari dalle note talcate, un fiorito, fiori bianchi, quindi qualcosa di molto pacato, di molto leggero, così un po' soave, che richiami un po' questo aspetto nostalgico e malinconico del mio carattere. Io spero di non piangere in questo video, non so perché, però ho questa sensazione. Comunque, seconda domanda legata al ricordo: parlaci di una significativa memoria olfattiva della tua infanzia. Allora, io mi preparo già il profumo a cui ho pensato quando ho letto questa domanda. Sicuramente il ricordo più bello legato alla mia infanzia risale al periodo scolastico. Periodo scolastico, magari già scuole medie, quando cominciavo ad andare al mare da sola, con gli amici, con le compagnette di scuola, e perché comunque io abitavo davanti al mare, quindi non dovevo fare grandi giri per andare al mare, quindi scendevo da casa, facevo 50 metri e avevo la spiaggia, quindi mi era concesso andare da sola. E niente, quindi il ricordo più bello che ho è legato magari al periodo della fine della scuola,
quando proprio nell'aria, almeno in Sicilia era così, e credo che sia ancora così, c'era nell'aria questo profumo particolare che era il profumo proprio della fine della scuola e dell'inizio dell'estate. Io ce l'ho proprio impresso nella mia mente, questo profumo meraviglioso di sole, di terra arsa, di sale, di mare, che insomma si sente nelle regioni che sono totalmente circondate dal mare. E questo è un profumo che mi ricorda quegli anni di spensieratezza, di libertà. Erano degli anni in cui non c'era nessun problema, tranne quello di arrivare alla fine dell'anno promossi, di essere stati bravi a scuola e di godersi l'estate e il mare alla stragrande. E il profumo che mi ricorda, che mi ha riportato a quelle sensazioni lì quando l'ho acquistato e quando l'ho indossato, è certamente Fior di Salina di Erbolario, che in questo caso racconta un paesaggio che non è la Sicilia ma è la Sardegna, queste saline che si trovano appunto in Sardegna, ma che mi ricordano tantissimo la profumazione dell'aria, della vegetazione che circonda i paesaggi marini della mia Sicilia, della mia città in particolare. E questo è un profumo leggermente agrumato all'inizio, un po', come dire, salino, che sa di sole, di spiaggia, di pelle bagnata, proprio perché io ricordo proprio che quando facevo il bagno c'era questo odore particolare sulla pelle, proprio di sale. E io spero di riuscire a farvi sentire quelle sensazioni. Certamente è uno di quei profumi che mi ricorda e mi rievoca questo ricordo bellissimo, è appunto Fior di Salina di Erbolario. Andiamo avanti con la prossima domanda. La motivazione: qual è lo scopo per cui indossi il profumo? Allora, l'ultimo sicuramente degli scopi è per profumarmi, nel senso che io vivo l'esperienza del profumo non esclusivamente appunto per un discorso di profumazione. Sì, certamente lo indosso anche per sentirmi a mio agio, per sentirmi più sensuale, più affascinante. Mi piace il fatto che le persone mi chiedano che buon profumo, che profumo indossi, però principalmente, siccome non scelgo mai il profumo a caso quando lo indosso, ci ragiono su, ci penso, penso come mi sento oggi, come voglio apparire, che cosa mi voglio ricordare, che sensazione voglio provare. Io credo che la motivazione che mi spinge a scegliere un profumo piuttosto che un altro è che mi lascio scegliere dal profumo probabilmente, in base all'umore, in base appunto al tipo di emozione, di sensazione che io quel giorno ho bisogno di rievocare, di risentire, di provare. E quindi la motivazione sì è quella, è più intima, è più legata alle emozioni, alle sensazioni che il profumo mi trasmette. Quarta domanda. Viaggio. Quale viaggio associ a un profumo che ti piace o ti ha colpito? Allora, certamente i miei primi viaggi, quelli che ho ottenuto diventata da un certo anno di età in poi per i miei genitori adulta, cioè che potevo andare a correre sulle mie gambe. Sicuramente uno dei viaggi che mi ricordo è stato forse uno dei primi viaggi con la comitiva, con le amiche e così via, ed è stato il mio primo viaggio alle Isole Eolie, specialmente appunto nell'isola di Vulcano. Poi ci sono tanti viaggi che ho fatto insieme a Manu, sicuramente il viaggio più bello è stato quello che abbiamo fatto in auto fino in Francia da mio fratello. Però diciamo quello più legato alla mia adolescenza, quindi che ha questo ricordo proprio di libertà, di evasione, di dove mi sono detta adesso vado, conosco il mondo, sono grande. E sicuramente il mio primo viaggetto che ho fatto da casa mia all'isola di Vulcano, che sono praticamente
30 minuti di aliscafo, ma quei 30 minuti, credetemi, a quell'età, a 19 anni, insomma, neanche tanto piccolissima, adesso forse sia, i ragazzi di oggi sono molto più liberi, più precoci, ragazzi, quei 30 minuti per me sono stati, cioè, come prendere un aereo e arrivare a Singapore, sono stati bellissimi. Vuoi per quello che ho provato, perché prendere un aliscafo e andare alle isole, che siano le isole Eolie, che siano, che ne so, prendere un aliscafo per andare a Capri e così via, è un'emozione fantastica, perché il paesaggio è meraviglioso, l'aria che si respira, poi io amo stare fuori all'aperto, comunque avere l'aria di fronte, l'aria che mi scompiglia i capelli, che quasi non mi fa respirare, e ho ancora dentro di me un ricordo bellissimo di un'isola meravigliosa. Se non ci siete state, dove c'è un odore di zolfo molto intenso, molto particolare, che potrebbe anche dar fastidio, ma è una caratteristica proprio dell'isola e che per questo la rende molto molto speciale, ma ovviamente il profumo che io ho scelto non è un profumo che ricorda appunto l'odore del l'odore dello zolfo, ma non è sicuramente un profumo che io ho indossato in quella vacanza lì, ma è un profumo che quando l'ho acquistato mi ha ricordato quella vacanza lì, ed è Escale a Portofino di Dior. Questa è una classica acqua di colonia, un'acqua di colonia esperidata, super agrumata, con sentori di bergamotto, arancia, e che mi ha fatto ricordare assolutamente quel viaggio lì, legato anche ai profumi proprio tipici delle terre di Sicilia, comprese anche le isole, con questi alberi di limone che stanno praticamente ovunque, e questo un viaggio proprio nell'estate siciliana meraviglioso, quindi questo è il profumo, insomma, che mi fa ricordare questo mio primo viaggio. Dopodiché andiamo alla domanda numero 5. Abito. L'abito dei tuoi sogni che profumo ha? Dunque, nell'immaginario femminile, ma immaginario collettivo un po' di tutte le donne dell'universo, secondo me l'abito dei sogni, quando noi sogniamo l'abito dei sogni, sogniamo l'abito da sposa, che poi è anche quello che Patrizia ha risposto durante il suo tag, e è sicuramente l'abito dei sogni, perché è legato un po' anche ai personaggi delle fiabe. Noi bambine da piccole guardiamo le fiabe, guardiamo Cenerentola e c'è Biancaneve, poi si sposa, hanno questi abiti sontuosi, meravigliosi, per cui l'abito dei sogni da sempre, appunto, l'abito da sposa, e lo è stato anche per me, soprattutto perché io ho realizzato il mio sogno, quello di creare una famiglia, dopo aver incontrato una persona meravigliosa che è mio marito, che è appunto l'amore della mia vita, e in quel caso ha rappresentato veramente il sogno, quell'abito lì, il raggiungimento di un fine ultimo. Io credo nel sacramento del matrimonio, credo nel fatto che il matrimonio sia un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza per una coppia, e quindi quest'abito ha rappresentato il sogno di ogni donna di indossare un abito particolare per un giorno particolare, ma ha rappresentato proprio un'idea, un ideale proprio dell'amore, della famiglia, del coronamento proprio del sogno. E il profumo che più rappresenta questo sogno, questo abito, è senz'altro Narciso di Narciso Rodriguez, che poi è il profumo che io ho scelto il giorno del mio matrimonio. Io ho indossato questo profumo meraviglioso, un floreale delicatissimo, con questa nota di muschio che caratterizza tutte le creazioni di Narciso Rodriguez. Un profumo che sicuramente non è stato il protagonista di quel giorno, perché il protagonista è stato l'abito, è stato il matrimonio, è stata la sposa, perché insomma la sposa è sempre più protagonista rispetto allo sposo nei matrimoni, anche se mio marito era in alto uniforme ed era bellissimo, questo è un profumo molto discreto, quindi perfetto per quel giorno lì, non ho sentito la necessità di esagerare col profumo, e questo nel suo colore del packaging, nella sua idea, nel suo concetto, ha rappresentato in pieno quella giornata lì, perché
È meraviglioso, è delicato, è molto femminile, elegantissimo, ma sobrio al punto giusto. Andiamo avanti con le domande. Cibo, parlaci di una pietanza che ti fa pensare a un profumo. Beh, non posso parlare della parmigiana sicuramente, ma insomma, da un paio di anni a questa parte il trend è sicuramente il profumo gourmand, quindi il profumo legato a note che fanno pensare al cibo. I profumi per la maggior parte contengono la vaniglia, quindi già la vaniglia, come dire, la fa da padrona in tantissimi profumi, e i profumi estremamente vanigliati ci fanno pensare ai biscotti, ci fanno pensare alle torte appena sfornate. Ma c'è poi anche un trend in cui i profumi contengono le note liquorose, quindi il rum, oppure non so, profumi ai frutti di bosco con amarena, il cioccolato, appunto il cioccolato fondente, lo zenzero, insomma, chi più ne ha più ne metta. Però diciamo che i profumi che io ho scelto e che mi fanno ricordare delle pietanze, però in questo caso parliamo proprio di dolci, ho scelto due profumi. Il primo, che è per eccellenza secondo me il gourmand proprio d'eccezione, e che mi ricorda proprio lo zucchero filato, le caramelle, l'odore delle nocciole, delle mandorle zuccherate tostate, è sicuramente lui, Candy di Prada. È praticamente un profumo da mangiare, nel senso che ricorda assolutamente i dolci allo zucchero filato, al caramello e alla vaniglia. E poi mi è venuto in mente assolutamente lui, il profumo all'olio di argan dell'erbolario, che è questo profumo con note di, oltre che di argan, di nocciola e di vaniglia, quindi senz'altro una profumazione. Questo ricorda veramente tantissimo la nocciola, proprio le nocciole, quelle zuccherate, quelle con tutta hanno questa copertura di zucchero fantastico. Quindi sicuramente le pietanze a cui mi fanno pensare i profumi che acquisto io, perché io amo molto la vaniglia, sono sicuramente delle pietanze dei dessert, quindi dolci, torte, biscotti e così via. Poi abbiamo il colore. Che colore ha il profumo dei tuoi sogni? Allora, qui torniamo un po' alle mie origini, perché io sono una persona che è cresciuta col mare da tutte le parti, perché la mia cittadina è una penisola bagnata dal mare. Io andavo a fare una passeggiata e davanti avevo il mare, mi affacciavo da casa e avevo il mare, e ovunque io andassi e voltassi il mio sguardo c'era il mare, che è una presenza che mi manca tantissimo vivendo qui in Friuli, perché insomma per andare al mare devo fare 80 km ad andare, 80 a tornare, e quindi è qualcosa che mi manca molto vederlo, mi manca molto sentirlo. Io ho passato delle notti anche insonni, perché abitando proprio sul mare, quando il mare era in tempesta, di notte non si dormiva, perché si sentiva proprio le onde che si infrangevano sulla spiaggia, ed era qualcosa a volte di terrificante. Ma paradossalmente mi manca anche quello, mi manca il sentirlo, il vederlo, l'annusarlo, perché l'odore che fa l'aria in cui c'è il mare è un odore veramente unico. Quindi il colore del profumo dei miei sogni è certamente il colore azzurro. È il profumo che secondo me rappresenta di più questo ricordo, questo concetto, è senza dubbio Paradiso di Roberto Cavalli, che già nella sua scatola rappresenta il mare. Per me il mare è paradiso, per me il mare è ricordo, per me il mare è amore, è la mia terra. E questo profumo fantastico lo rappresenta in pieno. Questo è stato anche il profumo delle mie scorse vacanze, un profumo super estivo, molto molto fresco, con note marine anche questo. Io qui insomma non vi sto a raccontare i profumi, mi piace soffermarmi più sulle sensazioni che mi rievocano e sui ricordi, e quindi lo trovo perfetto per rappresentare il colore, il profumo del colore dei miei sogni, insomma, il colore del profumo dei miei sogni, il colore azzurro, e questo è un profumo che lo rappresenta tantissimo. Periodo storico,
Se avessi una macchina del tempo, in quale periodo storico ti piacerebbe tornare per sentire un profumo ormai scomparso? Allora, io in realtà non viaggerei chissà quanto tempo indietro, io vorrei tornare ai miei mitici anni 80. Gli anni 80 meravigliosi in cui ho anche scoperto la voglia di sentirmi donna, quindi dove gli anni in cui ho cominciato a truccarmi e a indossare i profumi. E che profumi indossavo? Perché indossavo dei profumi pazzeschi per quel periodo, per la mia età, perché ho iniziato col Samsara di Guerlain e poi il mio grande amore è stato il Dolce e Gabbana, quello nella boccettona rossa classico. Vorrei tornare negli anni 80 per risentire quel profumo, perché voi mi direte, ma c'è ancora, lo trovi ancora? Ragazze, io sono andata ad annusarlo e secondo me è stato totalmente riformulato, perché io non ho più sentito quel profumo, io ho sentito un altro profumo e ci sono rimasta malissimo, perché lo volevo acquistare proprio perché avevo necessità e bisogno di risentire quella profumazione, però secondo me non è più quello. Hanno inserito, tolto qualcosa che non me lo fa più percepire come quello di una volta. E quindi sì, mi piacerebbe moltissimo tornare nei miei mitici anni 80 per poter rindossare quel profumo e risentire quella sensazione di mi sentivo in quel periodo, quindi più peperina, più maliziosa, cominciavo a diventare donna, a sentirmi donna, e quindi questo profumo è legato a quel ricordo. Forma: quale packaging ti intriga maggiormente in un profumo? Allora, diciamo che io non acquisto spesso i profumi perché mi piace la boccetta. In genere i profumi che più mi hanno conquistata nel tempo sono stati quei profumi invece dal packaging sempre molto essenziale e molto classico. Ovvio che ci sono veramente delle boccette che sono dei capolavori, però acquistare un profumo solo per quello a me viene molto difficile, cioè se io vado spinta perché mi piace la boccetta, poi annuso il profumo e non mi piace, io quel profumo, sì, la boccetta è bella, ma non lo acquisterò mai. Qui devo ripetere quello che ha detto Patrizia nel suo video: la boccetta di profumo più particolare, più elaborata, più carina, un vero e proprio gioiello che io possiedo, è sicuramente questo profumo di Lolita Lemchka, ed è appunto il Lolita. Guardate, questa è una mela stregata con tutte le edere incise. È bellissimo questo profumo, cioè questa boccetta è meravigliosa. La cosa stupenda è che questo profumo unisce ad una boccetta fantastica un profumo spettacolare. Quindi qui si uniscono le due cose, quindi non mi dispiace. Decima domanda, l'ultima, quella più importante: amore. Che profumo ha l'amore? E qua, ragazzi, qui c'è molto, molto, molto da dire. Allora, io ho scelto due profumi perché per me l'amore ha due facce. Allora, c'è l'amore, quello legato alla maternità, e che è senza dubbio la forma più estrema e più totalizzante dell'amore. L'amore per un figlio che io non ho, io non sono mamma, ma in ognuno di noi c'è un istinto materno molto forte, e siamo mamme tutte, ragazze, anche se non lo diventeremo concretamente mai, mettiamoceli in testa. Io mi rivolgo a tutte quelle ragazze che spesso mi mandano dei messaggi, che sono nella mia stessa situazione. Io vi dico semplicemente che siamo mamme anche noi, perché abbiamo un istinto che è innato. C'è poi chi ha la fortuna di poterlo mettere in pratica, e c'è chi, come noi, magari può metterlo in pratica con i figlioletti di un'amica, i nipotini, insomma non c'è limite all'amore, al dimostrare l'amore nei confronti dei bambini. Un profumo che mi ricorda l'amore materno, l'istinto materno, è sicuramente questo profumo di cui vi ho parlato già diverse volte. Questo è un profumo di nicchia ed è uno dei profumi del mastro profumaio Lorenzo Danteferro, e si chiama Profumo di Panna. Fior di Panna. Questo è un profumo che nasce proprio
dall'idea proprio della pelle del bambino, della profumazione proprio dei bambini che hanno questo odore che è talmente particolare, hanno proprio l'odore dell'amore. E questo profumo vuole rievocare proprio quella sensazione lì, il profumo dell'infanzia, il profumo dell'innocenza, è un profumo, un floreale muschiato, un talcato delicatissimo, che sa di pulito, che sa, quando facciamo il bagnetto ai bambini, ecco, ha quella profumazione lì, molto delicata, che mi fa pensare proprio a un bimbo, e quindi questo è il profumo, insomma, legato un po' all'idea dell'amore e alla maternità. E poi c'è l'amore, quello sensuale, quello carnale, quello istintivo, quello tra un uomo e una donna, tra un uomo e un uomo, una donna e una donna. L'amore è amore sempre, l'amore non ha barriere, non ha età, non ha colore, non ha sesso, l'amore è amore. E in questo concetto di amore legato fondamentalmente ai sentimenti, perché due persone stanno insieme perché si amano e vogliono condividere qualcosa, c'è anche l'aspetto passionale proprio della sensualità, della carnalità, dell'attrazione fisica. E secondo me un profumo che mi fa pensare all'amore nel suo senso proprio più dell'attrazione, della carnalità, è sicuramente Dozon di Diptyque. Questo è un altro profumo di nicchia, un profumo alla tuberosa, quindi un profumo inebriante, accattivante, sensuale, narcotico, un profumo che rievoca un po' quello stato d'animo quando siamo innamorati di una persona. Distordimento, pensiamo sempre a quella persona, ci sentiamo con la testa tra le nuvole, questo profumo è così talmente inebriante, così sensuale che mi fa pensare a questo tipo d'amore, a questa forma d'amore, a parte che è spettacolare, quindi sì, decisamente lui. Dunque ragazze, credo di aver finito, adesso qui il tag mi chiede di taggare qualcuno, io vorrei taggare due persone in particolare, poi ovviamente mi farebbe piacere se tante di voi, tutte, insomma chi vuole, riproponesse questo tag, anzi fatemi sapere se lo rifate sui vostri canali, ci sono tante ragazze che hanno un canale che mi seguono, però io in particolare vorrei taggare senza dubbio la mia amica selvaggia del canale S&S Style & Makeup, perché sono certa che verrebbe fuori qualcosa di meraviglioso riguardo questo tag riproposto da lei, e poi vorrei taggare Loretta del canale Note di Profumo. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, vi mando come sempre tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!